c'è ancora un gruppo di amici che non si arrendono mai. Buongiorno e bentornati all'appuntamento con cittadini amministratori a confronto. In studio con noi un ospite che in realtà non ha bisogno di presentazioni, essendo sempre molto disponibile a intervenire in questa trasmissione, e proprio per questo noi ci teniamo a ringraziarlo caldamente. Grazie. Quindi benvenuto a Nicola Galloro del Partito Democratico. Grazie a voi. Prima di addentrarci nelle molte questioni di cui parleremo nel corso della puntata e con voi e con il nostro ospite, noi ci tenevamo a dare una notizia che ci ha sorpresi in realtà in negativo e anche molto addolorati, che è nello specifico la chiusura del basket della Fondazione Santa Lucia, una questione di cui si è occupato il dottor Mastro Rosato. Sì, penso che Nicola oggi l'abbiamo incastrato sul problema della casa, quindi non sta qui come PD, sì. No, qualcuno ci dice perché non abbiamo invitato gli altri. Sì, questa vicenda del Santa Lucia che avevamo annunciato anche nella trasmissione di ieri, poi il dibattito tra i tre consiglieri regionali presenti nei tempi non ci ha consentito di mandarla in onda, è qualche cosa che invece riteniamo debba essere portata all'attenzione di chi ci segue da tanti anni, sapendo quanto abbiamo sempre difeso questa fondamentale, straordinaria, importantissima istituzione che rappresenta la Fondazione Santa Lucia sul piano appunto della riabilitazione motoria, delle neuroscienze, veramente un grande istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, tra i primissimi in Italia e forse dovremmo dire tra i primissimi nel mondo, considerando che molte delle esperienze che vengono fatte a livello di ricerca scientifica addirittura stanno nei missili che la NASA manda in giro per lo spazio, proprio per verificare, come dire, fuori da quello che è il peso nel vivere nel nostro pianeta, invece è possibile verificare in una dimensione completamente diversa, insomma, e siamo in un contesto di così straordinaria e importante realizzazione dal punto di vista sociale, sanitario, salutistico e quant'altro, che veramente fa meraviglia quando alcune di queste importanti soluzioni che questa struttura ha cercato di portare avanti vengono meno per assenza di fondi e, dobbiamo dire, per disattenzione. Almeno questa è la chiave di lettura che vogliamo dare noi, che quindi non appartiene neanche a chi siamo andati a intervistare, cioè al direttore generale della Fondazione Santa Lucia, e un'assenza da parte delle istituzioni riguardo a questo fatto, tenendo conto che quando parliamo della chiusura della squadra di basket del Santa Lucia non stiamo parlando così di una qualsiasi evento sportivo che potrebbe sollecitare l'interesse così forse di pochi o forse di qualche tifoso di questo sport, ma parliamo di atleti, uomini e donne, che non solo hanno vinto non so quanti scudetti italiani, quanti campionati europei, quante Coppe Italia, un palmarès incredibile, ma parliamo di atleti che non hanno le gambe, o quando in qualche soluzione forse c'è qualche atleta che ce n'ha una sola, e realizzano questo gioco che per i cosiddetti normali vederlo già crea tutta una sorta di forte partecipazione e entusiasmo, visto da queste persone è ancora veramente qualcosa di straordinario, che lancia un messaggio di come, se le istituzioni sanno muoversi, anche chi si trova in condizioni appunto di disagio motorio, come avremo l'occasione di vedere, non è soltanto qualche cosa che riguarda, come dire, l'aspetto sportivo, la partecipazione atletica e così via, ma è un grande segnale nei confronti di quanti e di coloro che potrebbero, per le
più diverse ragioni della vita, dall'incidente o a chissà quale altro tipo di ragione, si trovano in questo tipo di handicap e sono invece fortemente recuperati alla vita quotidiana, all'attività lavorativa, alla partecipazione a quelli che sono i vari aspetti della società, e quindi diventano persone che vivono la loro vita in maniera normale, quotidiana, assolutamente non più di nessun peso nei confronti di quelli che sono, come dire, gli oneri degli aspetti sociali della nostra comunità. E rappresentano anche quindi un forte messaggio anche nei confronti dei più piccoli. Non a caso nella struttura della Santa Lucia, oltre alla squadra degli adulti, c'era anche quella dei giovanili, e vedere che questa cosa chiude è veramente un dolore profondo per tutti questi aspetti e molti altri che credo ciascuno di voi che ha avuto la possibilità di conoscere questa struttura sente di dover ringraziare. E cosa fanno i medici e tutto l'apparato sanitario della Fondazione Santa Lucia? Il segnale, dicevo, è profondamente negativo, perché giustamente ci racconterà nell'intervista che vedrete brevissima il direttore generale, chiude per assenza di fondi, e giustamente ci racconta: noi siamo qui per fare ricerca e per fare assistenza sanitaria, quindi in una fase di ristrettezze e rispetto alle quali, aggiungo io, non ci viene riconosciuto il dovuto. Ecco, vorrei che si allertasse l'attenzione di ciascuno di voi su questa espressione: non ci viene riconosciuto il dovuto, siamo costretti a tagliare laddove, come dire, facciamo in parte meno danno e in qualche maniera cerchiamo di venire meno possibile a quella che è la nostra, come si dice oggi, la nostra mission, la nostra missione. Quindi abbiamo voluto, nonostante oggi, dicevo, poi parleremo di casa, sottolineare questo aspetto, verificarlo con voi, condividerlo con chi ci segue da tanti anni, proprio perché rispetto a questo si riesca a creare una sorta di opinione più generale dei cittadini nei confronti delle istituzioni, quindi regione, quindi comune, quando avremo la elezione del nuovo consiglio comunale, perché si metta in moto qualche cosa, perché il CONI, perché la federazione è appunto anche degli atleti che presentano degli handicap, finalmente si muove, è quello che magari fino a ieri ha fatto la Santa Lucia con i propri fondi, si possano trovare sponsor, situazioni di recupero, e quindi continuare a vedere questi straordinari atleti che ci hanno regalato grandi momenti di soddisfazione. È un segnale di speranza anche per la collettività tutta, lei lo ricordava, quindi grazie mille. Prima di mandare il contributo video dell'approfondimento, prendiamo una prima chiamata e poi l'intervista. Pronto? 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 Buonasera. Pronto, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Senta, dottore Galloro, io sono sempre quella signora che ho fatto il versamento di 2000 euro in via di Ciglamini, che la Romeo non si sa più che fine ha fatto, perché la Romeo non c'è più. Io ogni volta che chiamo la nuova gestione, praticamente un anno e mezzo che io faccio avanti e dietro, dall'altro anno quando lei è stata in trasmissione, che io l'ho detto, ma mi sposto e devo mandare i faldoni a un'altra ripartizione, ma con un anno e mezzo sti fardoni mi dice lei da dove arrivano? C'ha ragione. Si erano venuti via col vento, erano arrivati. C'ha ragione, ma ha ragione Roma, sa come dicono? Ha ragione di coglioni. C'ha pienamente ragione, perché hanno rotto i faldoni. Che 2000 euro. A me che fine hanno fatto i miei soldi? Non mi interessa niente. Ma loro si devono prendere la loro responsabilità. Signora, ne parliamo dopo la parentesi del Santa Lucia, quindi abbiamo un'ora e passa per parlarne, partiremo anche da questo e faremo vedere anche altre questioni che riguardano il problema abitativo non soltanto a Roma ma anche nella realtà della nostra provincia. Preghiamo la regia di mandare il video dell'intervista. Siamo con il direttore generale della Fondazione Santa Lucia intorno a un tema che in questi giorni, per chi ama questa fondazione, cioè molto impressionato. Parto da un titolo che è uscito sulla stampa di questi ultimi giorni, direttore. Basket, quindi parliamo della squadra, della gloriosa squadra di basket della Fondazione Santa Lucia. Il titolo diceva: basket, la fine del Santa Lucia Roma, mancano i fondi, si chiude.
parliamo di qua, di una realtà che insomma nell'Albo d'Oro annovera non so quanti titoli italiani, quanti addirittura della Coppa, della Supercoppa italiana, delle Coppe dei Campioni e così via. Perché si è arrivati a una situazione di questo genere? La Fondazione è in uno stato di estrema difficoltà nei rapporti con la Regione, manca un po' tutto e questo da vari anni. In questi ultimi 4 anni abbiamo cercato sponsor per la scuola di pallacanestro, siamo rivolti a grossi enti, a varie istituzioni bancarie e non c'è stato l'interesse di sostenerci, perché una squadra di pallacanestro che fa di pallacanestro in carrozzina che fa la massima serie e quindi fa trasferte in varie parti d'Italia, partecipa alle coppe europee eccetera, è molto costosa. Non abbiamo più potuto avere la possibilità di continuare, l'abbiamo comunicato subito adesso finito il campionato, in modo che sia i giocatori, l'allenatore, la cosa si possano anche sistemare. Probabilmente si potrà trovare anche qualche soluzione che consenta ai giocatori e all'allenatore di continuare questa attività. Certamente noi non siamo in grado di sostenerla perché è troppo onerosa, dobbiamo concentrare le pochissime risorse a disposizione sulle attività di cura, di riabilitazione. Per me è stata una decisione dolorosissima, perché la Fondazione si occupa di sport terapia dal 1960, continuerà ancora, sempre normalizzando i rapporti con la Regione, a far praticare ai ricoverati, agli altri pazienti in trattamento sport terapia, però certamente non può più prendere al suo carico l'organizzazione e la partecipazione a gare agonistiche, perché effettivamente non ci sono le risorse, i presupposti, e noi dobbiamo ovviamente non detrarre risorse che sono pochissime da cose diciamo importantissime come sono la ricerca e l'assistenza riabilitativa. E lei ha sottolineato come le risorse disponibili, che quindi ci ha fatto capire scarseggiano, no? Devono essere, puntare alla cura e alla ricerca. Ma il basket rappresentava anche un fiore all'occhiello, era anche un messaggio, no? Che era il risultato della cura e della ricerca. Non c'è ancora, possiamo dire, un margine di speranza perché questa cosa possa continuare e quindi mandare ancora una volta? Guardi, questo... io con molto dolore, molto dispiacere, perché queste cose le ho molto potenziate io, le ho fatte fare io, anche la squadra, il resto è un po' una mia creatura, però non siamo più assolutamente in grado di sostenerle. Ciò non toglie che noi possiamo collaborare con chi magari vorrà continuare questa attività, dare nell'ambito del possibile delle collaborazioni, consigli. Ci sono possibilità, mi hanno chiamato anche dalla squadra, adesso proprio in questi giorni non mi è possibile incontrarli, ma tra una decina di giorni ci incontriamo, ci mettiamo a tavolino, però con dei punti chiari, nel senso che noi non possiamo continuare questa attività, però si può vedere come trovare altre soluzioni che la facciano continuare. Ci sono in tutta Italia tante squadre che vengono sponsorizzate, che magari hanno più facilitazione di trovare sponsor o altri, però diciamo questa cosa non è stata di certo annunciata da me, dalla Fondazione, per fare un'opera di crowdfunding, perché abbiamo necessità in tanti settori di cui ci occupiamo, anche molto più notevoli, diciamo, come dicevo appunto, la ricerca, l'assistenza riabilitativa. I rapporti con la Regione Lazio non sono buoni, aspettiamo, vogliamo essere ottimisti, lanciare un messaggio ottimista, anche un invito al Presidente Zingaretti di poterci finalmente avviare una conclusione positiva di quelle che sono richieste normali, che è giusto nell'interesse della cittadinanza, dei malati, che si faccia. Però non possiamo inserire tra queste cose, che sono già in grosso affanno e in difficoltà, anche quello del sostentamento di una squadra di pallacanestro. Cioè, veramente impossibile, e lo dico con tanto dispiacere. Una testimonianza molto importante, per certi versi anche drammatica. Noi non a caso la mandiamo in onda ringraziando il dottor Mastro Rosato di aver curato questa intervista, proprio per polarizzare la vostra attenzione e sensibilità. Noi ripartiamo con un'altra telefonata e poi subito dopo i commenti. Pronto? 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 Buonasera. Buonasera. Mastro Rosato, sono Alfredo Brunetti. Buon pomeriggio a te. Salve. Grazie. E anche a loro. Grazie. Senti, ti chiamo perché visto i tempi passati, le battaglie che state fatte dalla trasmissione vostra
contro la Romea Oggezioni, no? Ora abbiamo la Prelius. Vorrei sapere anche da Calloro che cosa sta facendo questa Prelius. Perché al momento manco i bollettini di pagamenti sta mandando, senza parlare delle manutenzioni che da quando che esiste o esiste o non esiste questa Prelius non ha fatto nessuna manutenzione, proprio nessuna chiamata è stata effettuata. Volevo sapere qualche cosa anche da Calloro, se sapevano qualche cosa come... Cioè è proprio vero, certo, che certo. È meglio non lasciare mai la strada vecchia per quella nuova. Beh, insomma. Grazie. Io mi permetto la battuta: tra la strada della Romeo e quella della Prelius, forse se ci fossimo indirizzati verso una terza strada, e ce ne stanno, quindi non ce n'è una sola, non ci saremmo trovati prima nei guai della Romeo e oggi nella incapacità di gestione della Prelius. Anche se qui aggiungiamo un aspetto: quando si vincono le gare al 72% di ribasso, come l'ha vinta la Prelius, questi sono i risultati. C'è, quindi non c'è solo perché... colpa della Prelius, ma anche di quell'amministrazione comunale che non ha preso le giuste distanze di fronte a un'offerta di questo genere, o non è così? Sì, no, ritengo che prima di tutto io capita di conoscerle tutte e due, insomma, le società di gestione, come anche gestione, credo, perché occupandomi di questo problema poi sono sempre le stesse società che incontro nelle casse degli enti, nelle casse, cioè in altri tipi di gestione, in altre città. Quindi per cui devo dire la verità, quando ho visto che a vincere la gara fosse la Prelios, non mi sono pregliato, non mi sono pregliato, perché capisco, non è che pregare che rimanesse la Romeo. No, però il problema è che va in alcuni casi dalla padella alla brace, cioè nel senso, questo è, la Romeo non è stata mai un fulmine, diciamo, nella gestione, nella cosa, ma mi ritrovo ancora peggio. Anche perché tra l'altro non è organizzata su Roma per una gestione, quindi per cui affidare un patrimonio immenso a quel punto, devo dire che forse era meglio che restasse nelle mani del comune, cioè giuro che restasse nelle mani del comune, perché la situazione è in questi termini quindi con tutto quello che ne consegue nei passaggi delle consegne. Oltretutto, perché mettersi lì a fare un passaggio delle consegne, che solo la conservatoria sono quasi 5 km di documenti, 5 km lineari di documenti di carta. Cioè, quindi, e solamente a pensare al passaggio della conservatoria, tutto è, ci vuole una grande mente per pensare di andare a gestire. Infatti, rispondendo anche alla signora che prima parlava del versamento delle 2000 euro, e anche su quello, anche se poi lì non è nella Romeo nella Prelios materialmente, perché quella è in gestione a risorse per Roma, no? Cioè, sì, nell'ultima fase, perché prima c'era pure la Romeo. Sì, la Romeo doveva un attimo preparare le carte e poi passare all'ultima fase a risorse per Roma. Oggi non so chi prepara quelle carte lì, cioè, per il passaggio, quindi cui, tra l'altro con un'amministrazione comunale in questo momento interamente bloccata. Quindi io giuro che non so dove andiamo a finire nella fase. Quindi l'appello è anche al prossimo sindaco di occuparsi di cercare di sbloccare questa situazione, perché lì tra i cambi dei dirigenti, il cambio di dirigente al comune, il cambio della Romeo nel frattempo, l'arrivo della Prelios dall'altra parte, che non è in grado, non è, io ogni giorno mi tocca litigare, insomma, sei tornato a far sindacalista, insomma. Sto tornando a far sindacalista perché c'è una chicchetta, la voglio raccontare, cioè uno che se va a trascrivere la figlia, gli è nata una figlia. Gli è nata una figlia e quindi va all'anagrafe. All'anagrafe dice: no, ci vuole il permesso, essendo patrimonio comunale, il permesso del comune per la trascrizione della figlia, cioè questa figlia è nata.
Quello giustamente va al comune lo mandano alla Prelios gli risponde non prescritto, verbalmente, perché sono mandato sui giornali questa situazione. Cioè no, non è possibile perché lei con questo supera i 14 metri quadri. La bambina appena nata faceva reddito. Non reddito! 14 metri quadri di casa. Ah, quindi visto che non poteva, non rispondeva. Cioè, sbagliando, figli, esatto. La bambina non può avere portato, figli, povero lui non può avere figli. Oddio, abbiamo avuto un caso simile, no, non uguale, che poi finalmente si è risolto dopo un anno, devo dire che ci siamo attivati molto noi come trasmissione. Di un cittadino che fa parte del contratto ATER, si è sposato e mi pare che il codice civile dice la moglie segue il marito e viceversa, sì. Aggiungo io, sì. No? Non gli volevano far aggiungere la moglie che peraltro non c'aveva reddito, quindi non modificava neanche la situazione patrimoniale familiare. Ci è voluto un anno di tempo perché finalmente l'ha risposto. Sì, beh, in effetti è consentito che visto che ti sei sposato, tua moglie può venire a vivere con te. Insomma, cioè, no? Ma la cosa, ormai siamo su una rigidità cretina, devo dire, una rigidità cretina. Siamo alle fesserie. Ancora telefonate. Pronto? Pronto, Viviana, sono Enza. Buonasera. Voglio salutare a tutti, mi sono operata stamattina presto. Auguri. Auguri, auguri. Voglio ringraziare tutti gli ortopedici del campo, sono stati bravissimi e io sto bella sveglia e vegeta. Meno dopo, male, dopo auguri. Dopo di fare l'abilitazione, devo ringraziare anche a voi che vi siete occupati del caso mio anche lì per l'abilitazione. E voglio ringraziare a tutti, Sara, a te e Massa Rosato. Grazie a te, grazie a te. Finalmente una buona notizia, ci fa piacere perché un'interazione. Ho fatto l'anca, la protesi, sono stati bravissimi, non ho sentito niente, sono stata pure sveglia e un preso di latte mi hanno fatto subito. Grazie mille. Adesso signora non vado a giocare a calcetto però, mi raccomando. Grazie mille, Enza, ancora auguri. Pronto? Pronto? È in onda? Pronto? Buonasera. Buonasera, buongiorno ai signori presenti. Allora, lei oramai fa parte di un partito che, di cui penso sarà consigliere al comune, penso. Non lo so quello che fa. Però speriamo, io mi auguro che questo sindaco che viene pensa per il sociale, che è una cosa veramente seria. Il sociale, le case, l'ADAC che non funziona, la sanità che non funziona. Ma è una cosa vergognosa. Il cittadino che guadagna 1000 euro al mese, ma come fa a vivere se paga 200 euro di pensione di affitto? Qui devono fare una legge che aiuta sta gente che guadagna 1000, che è un tot come televisione comune, da creare uno spazio per sto sociale. Di non fargli pagare la luce, di non fargli pagare il gas come fanno in Spagna, in Portogallo. Per quale motivo in Italia tutto questo non avviene? È una cosa vergognosa. Voi avete degli uffici occupati che avete carta straccia. Se lei parli all'Eura, via Pastore, perché lo sa che chi c'era prima che guardava, hanno portato 200.000 balle di carta, di contratti. Da tutti. Contratti, ma quella roba a bruciarla, ma che c'è dove fare il comune di Roma? O se la mandate come carta igienica in giro per i municipi, ma che ne so? Grazie Franco, grazie. Allora, molti temi sollecitati, il cittadino parla di sociali, di trasporti e di case e proprio appunto per questo noi mandiamo un altro servizio curato dal dottor Mastro Rosato che si occupa di abusivismo edilizio. Sì, e dunque, siccome nel contesto delle problematiche del fabbisogno abitativo, dell'emergenza abitativa, ci sono varie sfaccettature, no? E tra queste si sta determinando un altro tassello che a mio modo di vedere insomma dovrebbe preoccupare e sul quale vedremo di ragionarci subito dopo magari che abbiamo mandato il servizio. Che cosa è accaduto? Che negli anni,
le varie realtà del nostro paese, ma nello specifico parliamo di quanto è avvenuto nei comuni dei Castelli Romani, molte famiglie hanno realizzato delle proprie strutture abitative in una realtà di abusivismo edilizio. Spesso nelle campagne, nei lotti dai 1.000-1.500 metri quadri e così via. E le amministrazioni comunali, parlo di situazioni che oramai insomma, possono fare riferimento a 20-30 anni fa, no? Per non parlare poi di tutta quella realtà che sta sulla costa che accompagna, no? da Roma per andare verso Anzio oppure per andare verso nord, verso Santa Marinella e così via, e verso Civitavecchia e così via. Ebbene, le amministrazioni comunali non hanno mai fatto nulla per intervenire in tempo, per intervenire a priori perché questi fenomeni non avvenissero. E in molti dei casi dei quali stiamo parlando non parliamo neanche, come dire, di seconda casa, come potrebbe essere quelle strutture che possiamo vedere quotidianamente se ci facciamo una passeggiata sul lungomare che va appunto da Ostia fino verso Torvaianica e Tor San Lorenzo e così via, ma parliamo di vere e proprie abitazioni quindi dove la famiglia vive tutto l'anno. Dicevo, le amministrazioni comunali nel corso degli anni non sono mai intervenuti a priori, cioè nel momento in cui vedevano che stavano mettendo il primo mattoncino. Nel frattempo sono avvenute una serie di leggi sulla sanatoria, queste realtà comunque non sarebbero entrate nella sanatoria, ma cosa hanno fatto chi ha realizzato queste strutture? Ha pagato gli oneri che a loro dire potevano in qualche maniera sanare l'aspetto dell'abusivismo edilizio. I comuni interessati non è che hanno restituito questi quattrini dicendo no, noi non li vogliamo perché comunque non ti possiamo sanare. Hanno preso questi quattrini, li hanno acquisiti nelle proprie casse comunali, li hanno magari utilizzati per fare anche altre opere, quindi non è che, non dico che i responsabili delle amministrazioni ci sono andati in vacanza, no? Quindi sicuramente l'hanno utilizzati per il bene delle proprie comunità. Ma nel frattempo sono partite una serie di controversie in sede giudiziaria, penale. Quindi con sentenze passate in giudicato da parte soprattutto della Procura di Velletri che ha detto che bisogna demolire questi alloggi. Le amministrazioni comunali, sempre negli anni, quindi nessuna responsabilità in maniera particolare alle ultime, quelle che sono in vigore in questo momento, hanno sempre portato un ragionamento, non abbiamo i quattrini per poter intervenire direttamente, no? Perché magari c'era l'ordinanza di dire demolisci e se non demolisci te lo facciamo a tuo carico e spese, quindi non avendo questi quattrini la situazione si è andata ulteriormente a consolidare negli anni, finché lo scorso anno la Regione Lazio ha fatto un accordo con la Procura di Velletri dicendo mettiamo a disposizione 5 milioni per poter intervenire e dare questi quattrini a disposizione delle amministrazioni locali e procedere alle demolizioni. Questo fenomeno al momento, per le quindi parliamo di sentenze passate in giudicato, tocca qualche cosa come circa 2.000 famiglie dei Castelli Romani, quindi di una realtà che nel momento nel quale si mettesse in moto tutto il meccanismo significa 2.000 famiglie alle quali se va lì con la ruspa e viene tirato giù casa. O altro espediente, badate bene, non sempre è possibile da mettere in atto, che è quella dell'acquisizione in patrimonio di questi alloggi, cioè il comune interessato dice questa roba non è tua, visto che non hai rispettato la legge, che c'è stata una condanna e così via, la acquisisco al patrimonio comunale, ti lascio dentro e da quel momento mi paghi l'affitto come se fossi un normale inquilino. Questo sta creando una serie di problemi di non poco conto in diversi comuni dei Castelli, che vanno da Grotta Ferrata a Velletri a Frascati e quant'altro, un po' tutto quel comprensorio. Quindi noi abbiamo sentito il sindaco di Grotta Ferrata che ci ha dato un po' la sua opinione, qual è lo stato dell'arte e magari poi la commentiamo, perché molte volte quando poi le istituzioni intervengono con così largo ritardo e si vuole andare a fare i rigorosi nel rispetto della legge,
mi domando se non si crea più un danno che altro, no? Quindi non so se vogliamo prendere prima la telefonata, prima il poi giro di chiamate e poi il servizio. Pronto? Buonasera. Pronto? Prego, sì. L'ascoltiamo. È in onda. Pronto? Sì, può parlare. Sento pianissimo, comunque non c'è problema. Mi chiamo Ateo, chiamo da Roma. La mia chiamata è riferita alla legge 167 in funzione dell'ultima sentenza della Cassazione, che io penso che bisognerà far chiarezza qui al Comune di Roma, perché c'è una situazione che, a parte ingarbugliata, ma anche da quello che ho potuto vedere, c'è una situazione folle. Stiamo a parlare delle case costruite oltre 20-30 anni fa e che hanno usufruito della legge 167. In sostanza è uscita una serie di delibere, l'ultima recentissima, che ha fatto delle tabelle valutative da spavento. Costa più riscattare il terreno sulle case costruite nel 167 che l'acquisto di una casa popolare. E quindi non so questa situazione, sto comune cosa c'ha per la mente, cioè se deve sanare queste situazioni con questi terreni dalla concessione 99ennale al diritto di proprietà e quindi normalizzare queste case, perché al momento c'è una confusione che non finisce più, no? Per chi le ha affittate, case costruite oltre 30 anni fa, a chi le vende e l'ha venduta a prezzo di mercato, invece non poteva. Però la situazione attualmente è questa qui, che non ci si capisce nulla, c'è un problema anche di affrancamento, c'è tutta una situazione ingarbugliata con delle tariffe da spavento. Io vi ringrazio se riuscite a intervenire, a fare un servizio chiarificatore su questa certo. problematica che riguarda migliaia e migliaia di famiglie, insomma, no? Chi è costretto magari per motivi di lavoro o altro motivo di dover vendere l'alloggio e deve subire questo violento ricatto da parte del Comune di Roma, cioè che sono situazioni reali, situazioni dopo 30 anni, 35. La conosciamo benissimo, ne parliamo subito dopo, ne abbiamo parlato anche spesso in trasmissione, ma ne riparleremo subito dopo. Grazie a lei dell'intervento. Un'altra chiamata? Pronto? Pronto? Buonasera. Pronto? Buonasera. Prego. Buongiorno, senta, volevo parlare così con Galloro. Dica. Con Galloro. Parli ora. Parli, la sta ascoltando. Buongiorno, le volevo dire, come devo fare per farmi mandare il bollettino di pagamento dell'alloggio del Comune di Roma, che al 10 a oggi di giugno ancora devo pagare il mensile di maggio. Io ho chiamato persino il dipartimento e mi ha detto la Prelios, ho chiamato la Prelios e mi ha detto che non so quando l'avrebbe mandato. Io non voglio passare per morosa, capito? Si può pensare lei, signor Galloro, si deve svogliare questa faccenda, ma perché? Dio mio, la Romea almeno era precisa, ci mandava... ogni mese ci mandava il bollettino, ma la Prelios manco questo fa. Certo. Allora, sicuramente dopo risponderemo, proveremo a rispondere, preghiamo la regia intanto di mandare il servizio annunciato prima sull'abusivismo edilizio e poi le risposte ai cittadini. Siamo con il sindaco di Grottaferrata, Giampiero Fontana, per affrontare un argomento che è andato sulle colonne dei maggiori quotidiani per l'importanza della questione della quale appunto vogliamo affrontare con il sindaco, e riguarda il problema delle realizzazioni abusive e quindi del provvedimento che insieme alla Procura di Velletri, peraltro situazione che nasce da un accordo, se non ci sbagliamo, avvenuto tra la Regione Lazio e la predetta Procura,
per arrivare a una, alla demolizione o all'acquisizione di tutta una serie di alloggi che risultano abusivi rispetto ai piani regolatori. Questa questione non riguarda solo Grottaferrata, riguarda quasi tutti, potremmo dire che riguarda il Lazio nel suo complesso. Ma non solo, non solo, anche che domenica, intanto saluto tutti i telespettatori e ringrazio per la disponibilità all'intervista. Domenica, se avete avuto modo di seguire, se abbiamo avuto modo di seguire sull'arena di Giletti, c'era un problema molto più, sicuramente analogo, ma molto più scottante sulla, in un comune di Allicata, dove ci sono le case praticamente costruite sostanzialmente sul mare, al di là di quelle che sono le distanze, credo di 250 metri, quelle canoniche. E tra l'altro poi nei giorni scorsi ascoltavo stamane anche gli strumenti di informazione, c'è stato un attentato al sindaco di Licata, la casa di campagna, credo, del sindaco, che è stata incendiata, probabilmente, anche se questo è tutto da capire, come magari sviluppo non positivo ovviamente su quello che stava accadendo. E così, fermiamoci un attimo alla dimensione dei castelli, perché se i numeri che abbiamo letto sono giusti, comunque destano una certa preoccupazione. 2000 famiglie. Sì, se parliamo di castelli o di Grottaferrata dobbiamo discernere. Dei castelli, diciamo, nel loro complesso. Diciamo che sì, probabilmente siamo in quell'ordine di numeri, anche se secondo me è abbastanza difficile dire con certezza, stabilire con certezza un'entità. Quello che è sicuro è che è un problema di assoluta, come dire, emergenza sociale, soprattutto perché in questa fase, in questa congiuntura economica di crisi, trovarsi a sostenere un problema del genere, posto che l'abusivismo è comunque un fenomeno che va represso, va, come dire, contrastato e quindi respinto, d'altro canto resta comunque un problema di grossa, come dire, emergenza sociale, come dicevo, perché quali che saranno gli sviluppi, speriamo quelli meno, come dire, d'impatto dal punto di vista sociale possibile, saranno comunque problematiche che in ogni caso in questa fase storica era probabilmente, non era questo il momento per andarle ad affrontare. Ovviamente, ripeto, il principio di legalità è fatto salvo, è ovvio che esso però va coniugato con quella che è la realtà attuale, anche perché se toccheremo, come probabilmente dovrà accadere, situazioni di abitazioni dalle quali alcune famiglie dovessero mai, io mi auguro mai, ma dovessero essere spostate, rimosse per abbattimenti, il problema conseguenziale è quello dove queste persone poi devono essere collocate. Perciò insomma non è una cosa di così facile soluzione e approccio soprattutto. Rieccoci in studio, prima di prendere un'altra chiamata ci tenevamo a rassicurare la cittadina che ha chiamato poco fa, in quanto se non ha ricevuto il bollettino chiaramente non è colpa sua, quindi non si può considerare morosa. Fa bene però a pretendere, a sollecitare che le pervenga questo bollettino. Prendiamo un'altra chiamata e poi il giro di tutte le risposte. Pronto? 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 Buonasera. Pronto, buonasera signorina. Buonasera a Mastro Rosario e all'onorevole Calloro. A lei. Onorevole Calloro, vorrei fargli due domande. Io a lei la conosco molto bene perché è una persona pulita e onesta. Grazie. E queste Olimpiadi che il signor Giacchetti, Roberto Giacchetti, dice che vuole, tra 8 anni si faranno nel 2024, lei che cosa pensa? Non è necessario prima fare delle case popolari oppure fare la città a Tor Vergata, così il signore che non faccio il nome, che fa la CEA, ci mette le sue carte girone, continuano a fare il proprio comodo. Poi un'altra cosa, mi sembra che sto parlando seriamente, no? Quindi un'altra situazione, a via 135, le pare bello che al quarticciolo, lei lo conosce molto bene perché lei 20 anni fa fece delle cose molto belle, 25 anni fa, ci sono transessuali che pagano 150 euro a settimana di affitto per un posto letto. Sono 17 anni che a via 100 c'è quella situazione che è una catastrofe totale e c'è gente che ci lucra. Grazie e buonasera. Grazie. Prego. A lei. Subito un'altra chiamata e poi cominciamo a dare le risposte. Pronto? Prima i cittadini. Pronto? Pronto? Buonasera. Buongiorno Viviana, Fabrizio. Oh. A lei. E a loro. Prego. Fabrizio, io ieri non sono riuscito ad intervenire sulla questione del Forlanini, e molto brevemente volevo fare un inciso.
Io sono rimasto di stucco quando il consigliere del centrodestra, non mi ricordo come si chiama, Santori. Santori, credo. Sì, sì. Santori. Sì, sì, Santori. Ha detto che noi, si parlava di sicurezza, no? Ha detto i vigilantes hanno paura di andare a controllare. Sì. Ha detto queste parole. Sì, 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 è vero. Allora io penso che la regione abbia fatto un contratto di servizio con la società vigilanza. Certo. E mi domando, dopo queste affermazioni, se la regione non intende revocare questo, diciamo, questo accordo, è veramente una cosa grave, perché questo potrebbe andare, come dire, a favore anche della questione che stavi trattando all'inizio, cioè della squadra di basket che deve smettere per mancanza di fondi. Se lì non controlla nessuno, questo, voglio dire, questi fondi sarebbe più opportuno risparmiarli per andare a incentivare quella squadra, anche se, diciamo, sì, sì, non sarebbero sufficienti. Questa è la prima questione. Io sono rimasto veramente allibito di queste affermazioni, specie fatte da chi sta dentro la Commissione Sanità. La seconda questione è sull'abusivismo, Fabrizio. Mm-hmm. Sulle costrizioni abusive, i pagamenti sono due. Quando tu dicevi che i comuni recepiscono, diciamo, gli oneri di concessione, non è propriamente così. I comuni percepiscono il 7% del condono edilizio, che è un'altra cosa che va direttamente allo Stato. Mentre un'altra cosa sono gli oneri di concessione che vanno direttamente ai comuni. Lì la colpa non è dei comuni, è dello Stato che prende diciamo, le domande di condono edilizio pur essendo fuori termine. È chiaro? Quindi c'è una grossa confusione su questa questione qui. E io dico che sulla questione dell'abusivismo edilizio, Fabrizio, ha fatto comodo a tutti, soprattutto alle amministrazioni comunali. Immediatamente loro hanno tratto i maggiori vantaggi, perché per far sì che non ci sia più abusivismo edilizio basta, come dire, controllare su quelle che sono i frazionamenti dei terreni, che molto spesso sono frazionamenti fuori dai termini di legge. Questo non si fa perché ognuno ha le proprie convenienze. E quando io l'altra settimana vi ho portato l'esempio di Licata, te lo ricordi, che e oggi con l'intervista al sindaco te l'ha ripetuto, è proprio perché lì hanno costruito sul demanio, Fabrizio, cioè, è il demanio dove stava, e quando hanno costruito è stato le amministrazioni che cosa facevano? Cioè, quello che voglio dire è che il pesce comincia a puzzare dalla testa. Allora tu adesso oggi mi butti giù le case dopo 30 anni, è veramente è una cosa inaudita. E al demanio e alle amministrazioni che si sono succedute e al governo che ha preso i soldi del condono edilizio gliela lasciamo passare liscia. Io credo che questo è un paese veramente allo sfascio completo, non si può andare avanti così. Comunque poi sulla questione delle Olimpiadi ne riparliamo, perché voglio lasciare spazio agli altri. Va bene, perché la questione del villaggio olimpico in cui dovrà essere fatto, dovranno essere fatte le abitazioni per gli atleti che verranno per tutto il mondo. Io spero che il nuovo sindaco che va a governare questa città non faccia il fesso, lo dico proprio a chiare note, e che se dovranno essere fatti 1000 appartamenti, dica al proprietario, ai costruttori, che 300 appartamenti me li tagli a me, perché io ho una questione di assistenza alloggiativa, e non si accontenti degli oneri di concessione. Grazie. Grazie a lei. Prendiamo un'altra chiamata, poi subito le risposte. Lasciamo anche un po' di spazio a Galloro, che non riesce a rispondere. Pronto? Ma Galloro lo sa che vengono prima i cittadini. Prima i cittadini. Quello c'è sempre. Pronto? 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 Sì, buonasera. Sì, pronto? L'ascoltiamo, prego. Ok. No, perché mi sposto dal televisore. Buonasera a tutti. Volevo fare un'osservazione. Signor
Fabrizio, per quanto riguarda, come ho sentito prima, che comunque ci sono state costruzioni che sono state costruite vicino ai fiumi o vicino a degli argini, questo non ci piove. Come stava ribadendo il signore, comunque chi è che ha costruito vicino ai fiumi o vicino a delle parti che oggi, dopo tutto quello che sta succedendo in tutta Italia, purtroppo sì, è a rischio. Però nel lontano 85 non è che c'erano normative di rischio. Io abito in un comprensorio tra il Tevere e comunque il comune di Fiumicino. Io credo che l'onorevole dovrebbe essere a conoscenza, ma non lo so se a conoscenza. Automaticamente noi risultiamo sul condono, abbiamo particelle catastali, abbiamo sempre pagato IMU, cioè a norma di legge noi siamo sempre stati regolari. È un comprensorio di 300 lotti, un totale di 700 residenti. Io mi domando ora come ora, come si può dopo tutti questi anni, 40-50 anni, dire tu da là te ne devi andare e ti do una casa popolare o se no una casa con cassa depositi e prestiti. Io mi domando, essendo una cittadina italiana che ho fatto tutte le cose regolari, pago, continuo a pagare, sono una contribuente a tutti gli effetti, cioè il contribuente non può farsi carico dopo 40 anni di perdere la propria casa fatta con i sacrifici, fatta con cioè, che i ricordi dei nostri genitori, qui ci sono delle persone che i figli giocavano dentro i giardini che oggi non hanno più per i morti improvvise, cioè, però abbiamo un comune dove ci dice che per mettere in sicurezza un territorio dell'isola sacra vuole fare una strada argine di 30 metri, automaticamente noi rimaniamo in mezzo tra il fiume e questo argine per sbloccare dei terreni da agricoli ad edificabili. Io mi domando, ma un domani se il fiume esce e io mi trovo in mezzo a due argini, signor Fabrizio, sì, vedo sì, che lo guarda con molta attenzione. Conosco la cosa, sì. Se da Roma, con molta attenzione nel senso che è molto preso, che sta scavendo, insomma, con molta attenzione. Non so se si può spiegare bene o mi spiego bene perché è molto carbugliata la situazione, mi scuso anche del tempo che posso togliere agli altri. Automaticamente mettendo in mezzo a due argini noi siamo in mezzo alla legge Sarno. Come può la regione, le istituzioni, un comune, un sindaco, come può? Cioè, questo qui è un disastro volontario se fanno una cosa del genere, perché è stato voluto, perché se tu mi dai questa strada argine per bloccare i terreni da agricoli edificabili, cioè tu a me mettendomi in mezzo a due argini non è che mi obbliga il comune ad andare via, è il prefetto che viene e dice tu da qui te ne devi uscire da casa, e ti sfondano la porta perché dicono no, è legge ed è giusto che lo fanno, perché le istituzioni devono fare quello che è di legge, è giustissimo, anche se qualcuno dice io dove vado, ti sfondano la porta e ti buttano fuori. Per quale motivo? Per sbloccare dei terreni da agricoli edificabili. Io ecco, volevo fare questi punti perché poi alla fine, cioè, anche la regione, cioè, noi, comunque alla fine è sempre il cittadino che sta in mezzo, si trova in mezzo e non sappiamo più cosa fare, non sappiamo più del nostro futuro e questa strada partirà fra due mesi. Cioè, Ne ragioniamo subito, grazie dell'intervento. Ne ragioniamo subito. Vuole rispondere subito lei? Però, questa... No, prendiamo le telefonate. Vabbè. Finiamo il giro delle chiamate. Siccome le considerazioni sono piuttosto argomentate. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, maestro Rosato. Buonasera. Buonasera. Santoro. A Galloro. Comunque va bene, buonasera a tutti quanti. A lei. Onestamente io
caro Mastro Rosato, sono un po' preoccupato per l'andazzo di queste votazioni a Roma, perché chiaramente Giacchetti non mi dice niente, non mi piace, e poi è stato Veltroni al Comune di Roma, anche se conosce la macchina, però questa macchina la conosce sempre a danno dei cittadini. I 5 Stelle sono praticamente, si parla di non farli lavorare, questa la baricottano. E praticamente questa città, che ha tanto di bisogno di un'amministrazione non normale, ma una super amministrazione, come si farà ad andare avanti? Qui per esempio dove abito io c'è un router, non so se qualcuno lo conosce, che lo stanno mettendo a posto, sta di fronte al supermercato Conad, che ci porteranno gli extracomunitari. Qui praticamente siamo già troppi, ci sono troppi extracomunitari, perché i palazzi che erano di... Ci ripete la zona? Di Qual è la zona che sta dicendo? Qual è? Torte e teste. Torte e teste. Va bene. Ci sono dei palazzi che erano, sì, ho capito. Anzi sono, del giocatore da Roma, come si chiama? Totti. Totti. Di Totti. Che praticamente la città... Vabbè. È chiaro, sì. Comunque, chiaro. Guardate, un attimo, se no rischiamo che ricadiamo nella discussione sulle elezioni. Abbiamo dato 3 giorni ai cittadini, finite il primo turno, per parlare liberamente delle elezioni. Poi abbiamo detto... giovedì e venerdì riprendiamo le nostre normali trasmissioni, quindi ieri abbiamo parlato di sanità, oggi volevamo parlare di casa, di abusivismo edilizio, di necessità, di emergenza abitativa, e da lunedì, per una settimana intera, da lunedì a venerdì, riprenderemo il discorso delle elezioni con i rappresentanti dei partiti e soprattutto di coloro che nei municipi vi andranno al ballottaggio. Quindi oggi vi pregherei, vediamo di, se no, voglio dire, alcuni telespettatori che si sono attenuti al tema aspettano delle risposte, delle considerazioni, non riusciamo a dargliele, perché sulle Olimpiadi io potrei parlare mezz'ora con lo stesso Galloro, e invece poi magari lunedì abbiamo lo spazio anche in riferimento a quello che è il voto del ballottaggio. Quindi rimaniamo un attimo al tema, ecco, vi sarei molto grato se facciamo questo sforzo oggi. L'ultima chiamata, pronto? Di questo giro. Di questo giro, pronto? Pronto? Buonasera. Pronto? Sì, l'ascoltiamo. Beh, la sento lontanissima, dottoressa, buongiorno a lei, buongiorno Mazzaro Stato, buongiorno anche a loro. Senti, vorrei tornare un attimo veloce sul Forlanini e poi sulla casa, gentilmente, perché anche ho visto le immagini del Forlanini. Però mi chiedo, la responsabilità è quella di vigilanti che non controllano. Ma quale garanzie hanno questi vigilanti su una volta che vanno lì con centinaia di extracomunitari che magari si ribellano, poi devono chiamare le forze dell'ordine e succede quello che è successo a Rosarno? Perché dopo questi vengono portati diciamo in tribunale e dopo un'ora stanno fuori. Quindi la responsabilità non è solo dei vigilanti, se è giusto, loro sono lì per controllare. Però poi c'è qualcun altro che ha le responsabilità, e io parto da Zingaretti. Perché quella struttura chi l'ha chiusa? Non l'ha chiusa mica qualcun altro, l'ha chiusa Zingaretti. E poi deve pagare anche una società per vigilare sul degrado che c'è. Allora, o quella struttura viene adibita ad altre cose, oppure viene abbattuta. No, che dobbiamo pagare anche le società di vigilanza per far sì che non ci vada nessuno dentro. Mi perdoni, ci auguriamo che assolutamente non venga abbattuta quella struttura. Ci si batte appunto per il contrario. Quanto alla regione, avevano certamente annunciato un piano di riqualificazione o comunque di riutilizzo di quei locali che sono invece storici. E per quanto riguarda anche i vigilantes, sicuramente ognuna delle responsabilità, però non è paragonabile alla situazione di Rosarno, credo. Prendiamo l'ultima chiamata. Non finire, però c'era... Sì, no, mi lasci finire. C'è ancora? Volevo dire, sì, è vero, però quando io faccio un progetto e dico che quella struttura va chiusa, già deve avere in mente cosa ci deve venire. Non che la lascio anni abbandonata, certo, e nessuno fa nulla, perché questo avviene in Italia. Beh, io non l'ascolto, dottoressa, perché ho il televisore basso, quindi si sente malissimo. Per quanto riguarda la casa, no? E, diciamo,
la delibera che ha fatto la Regione Lazio, che ha fatto? Ha prelevato 200 milioni di euro dalla Cassa Depositi e Prestiti, che sono i soldi dell'ex GESCA, sì, esatto, per far sì che a Roma vengano costruite le case e far sì che una parte vengano dati agli occupanti, cioè coloro che non rispettano le regole, mentre coloro invece che rispettano le regole, che ora è Galloro la sa la storia, l'Empam di Via Catola che sta vendendo gli alloggi, e ci sono molti cittadini che hanno superato una certa età che non possono accedere al mutuo. Allora mi chiedo, la Regione Lazio cosa può fare, niente, per questi cittadini? Può garantire un mutuo a questi cittadini che comunque hanno la possibilità di pagare come hanno sempre pagato l'affitto? Grazie mille. L'ultima chiamata di questo giro e poi le risposte. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera Mastro Rosato. Buonasera. Io sono Antonio di Fiumicino. Stavo sentendo quella signora che ha telefonato poco fa e io stamattina ho seguito, mi manda Rai 3 e c'era ospite il sindaco di Fiumicino proprio per quella questione che ha posto la signora. E quindi ha dato tutti i requisiti, non è vero tutto ciò quello che ha dichiarato la signora, perché si è preso un impegno Montino stamattina dove ha detto che per 78 mesi, perché era una legge non comunale, non regionale, che veniva da molti anni addietro, e quindi entro 78 mesi ha detto che si va ai ripari per l'argine, per tutte, e per quanto riguarda, perché addirittura parlavano di non pagare l'ICI o l'IMU o quello che devono pagare le tasse, gli ha detto: per questo dopo sistemiamo e vediamo, perché una legge non possiamo fare noi, eliminarla quando la legge non possiamo fare niente. Comunque ha dato che entro 78 mesi la cosa si risolveva. Quindi io ho voluto specificare per quanto grazie riguarda la signora, magari è uno... Una notizia in più. Esatto, noi mandiamo 30 secondi di pubblicità, vi prego di pazientare e poi Galloro finalmente. Non sei solo, contattaci ai numeri 0696 71682 o 349 8398 187. Bancastop.com. Noi tu contro loro, uniti possiamo vincere. Rieccoci in studio, le risposte tanto attese, la parola a Galloro. Cominciamo con i molti temi sollecitati, io li ho appuntati, ne ho qui qualcuno. Il primo era forse il più semplice. Volevo prima dare una regione anche a Franco. Prego. Che sollecitava questa questione del contributo all'affitto, che io lo ritengo una politica intelligente, che si è cercato di fare, si è fatta per qualche anno, ha dato degli effetti estremamente positivi, si continua a fare ma in misura minore. Ecco, quindi questo, perché molti degli aiuti, perché vanno esattamente, c'è molta, no, perché si parla dell'affitto a famiglia sulla base del reddito, sarebbe la cosa più sbagliata, perché i poveri non troverebbero mai casa, insomma, infatti, in quella maniera, che qual è il proprietario di casa che sta prendendo un povero, certo. E mentre questo del contributo all'affitto, che viene utilizzata in Europa, in tante città europee, da Parigi, Amsterdam, ovunque, la Germania ne è il primo titolare da questo punto di vista, quindi va invece sviluppata, perché qui è rimasto solamente un po' di fondi sulla 163, che è quella del contributo dello sfrattato in via Sedo, e quella fatta poi per la morosità incolpevole, che materialmente è stato anche complicato poterli distribuire, che sono stati dati solamente come contributo a quelli che stavano in assistenza alloggiativa, quindi hanno dovuto fare questa trasformazione perché la legge era anche di difficile applicazione.
Quindi io credo che sia questo per un nuovo sindaco, perché una parte può essere anche data dalla città come veniva data in passato, sia quindi il nuovo sindaco e nel rapporto con la regione, in rapporto con i ministri, no? Col governo, di poter sviluppare questo, questo fenomeno, perché oggi più che in passato, è più possibile risolvere i problemi, perché mentre in passato non si trovavano case in affitto, cioè non c'era perché c'era una speculazione enorme, oggi la crisi economica ha rimesso sul mercato la locazione che non esisteva ormai da 35 anni. Perché non approfittare di questo? Quindi gli alloggi ci sono. Ci sono, si tratta di poterli prendere, accedere ed aiutare. Come arriva l'ultima delle telefonate a quello dell'Empam di Via Gadola, all'ultima delle telefonate, anche lì nel caso di vendita da parte degli enti va fatto, dato che nel caso dell'Empam vende a cooperative, cioè quindi sono cooperative e via sia, va data un aiuto, un'assistenza da parte del, in questo caso della regione, si può vedere da parte della regione, di non l'aiuto economico ad acquistarle, ma la garanzia la può dare la regione, o in quel caso anche dovrebbe il essere comune. Gli stessi inquilini che si costituiscono in cooperativa. No, quello c'è già, nel senso loro l'hanno fatto e c'è la cooperativa che dà anche i finanziamenti. L'unico problema è che i finanziamenti, cioè a quella rete di base, siccome deve essere sempre garantire la banca, no? Non vengono dati. E questo problema, la mia lunga anni di militanza sindacale nonché di consigliere comunale, l'abbiamo dovuto affrontare nell'82 questo problema con la vendita delle case della Magliana, delle case occupate, abbiamo costruite sotto il livello del sotto livello del Tevere, abbiamo fatto, dato un mutuo CER garantito dal comune e il mutuo veniva dato a tutte le famiglie che erano tutte senza reddito e tutte hanno pagato. Cioè, il problema è stato zero. Dice, con l'intervento straordinario, proprio, intervento straordinario in aiuto di queste cose che all'epoca chiamavamo i muticer, no? Che erano quelli dell'edilizia pubblica che erano passati su questa cosa, e questo problema si può affrontare, cioè, però avere la capacità di affrontarlo, che molte volte non si riesce, no, a capire. Quindi questa, però tenendo conto di un aspetto, Nicola, che tutte le vendite frazionate a Roma delle assicurazioni, delle cose, è stato utilizzato questo fondo che l'EMPA, ma se non sbaglio che è l'ente di previdenza dei medici, mi pare, no? Sì. Parliamo di fondazioni private, che quindi, voglio dire, lo Stato può intervenire, la regione può intervenire, ma sull'inquilino, non sull'EMPAM, sull'inquilino, sull'inquilino a basso reddito, di poter garantire, fare una cosa di garanzia, perché i soldi dà sempre la banca, siccome c'è un ente pubblico, non c'entra niente, purtroppo dico non c'entra niente, perché fu consentito con leggi che poi bisognerebbe andare a vedere i governi che l'hanno approvato, proprio in risposta anche ad alcuni dei nostri amici. Roma ne ha bisogno di questa cosa, perché Roma, gran parte delle vendite frazionate, le grandi delle vendite degli enti, ora molti ci sono arrivati, ma io vedo pure nell'Enasarco. L'Enasarco inizialmente c'è una partecipazione del 70-80%, oggi perché non viene dato il mutuo alle famiglie è scesa a 40-45%. Cioè, quindi questa è... Allora, una curiosità mia, apro una parentesi, lei prima faceva riferimento all'amorosità incolpevole. Sì. Ricordo che molti cittadini ci telefonarono, ecco, quasi un anno fa, sì, proprietari di case nello specifico, affittate poi effettivamente a questi cittadini che erano incolpevolmente morosi, appunto, lamentando il fatto che poi l'amministrazione comunale, che aveva promesso di versare la pigione direttamente sul loro conto, non aveva erogato la cifra pattuita. A lei risulta che invece sia accaduto? No, mi risulta che non sia accaduto, cioè, nel senso che proprio per i motivi che dicevo prima non ha funzionato, perché talmente poi è stato dato quel passaggio, è stato dato invece alle famiglie che stavano in assistenza alloggiativa
e pochissimi fondi sono stati utilizzati. Perché sì, perché quello dei residence, sì. L'uscita dei residence, sì. Perché gran parte della morosità incolpevole, io mi domando solamente sulla legge dà una tale rigidità che sul primo gap, che erano 200 domande, cioè il diritto passava solo a 25 persone. Cioè, l'altro sono tutti fuori legge, diciamo. E io le chiedo ancora, poi, al di là dell'assurdità della cifra così risicata, perché invece poi la realtà ci dice che non sono solo 25, purtroppo, le persone in stato di disagio e di indigenza. Queste 25 persone, a loro è stato poi corrisposto? A una parte di questo è stato corrisposto, una parte non è stato corrisposto perché il proprietario non accettava, o le cose si devono trovare poi in altre case, qualcuno che ha trovato un'altra casa è stato erogato. Quindi non è andata bene in sostanza. Quando si mettono troppi paletti, e in questo momento poi arrivo al problema vero dell'amministrazione di questo momento, con una tale rigidità, tutto diventa impossibile. Certo. Perché io dico sempre che le leggi devono giustamente essere rigide, però poi se si trovano dei dirigenti e dei funzionari più rigidi delle leggi, il risultato è zero. Perché normalmente si dà il funzionario, il dirigente è leggermente un po' più, no? Certo. È una delle quelle cose con le quali non siamo d'accordo con Nicola. Perché io dico che l'autorevolezza della politica, non l'autorità, l'autorevolezza della politica di fronte al funzionario che si mette a fare le bucce che non esistono, o ha la capacità di rimuoverlo, di scontrarsi e di far valere appunto la sua autorevolezza, oppure non facesse più la politica quel signore, quell'assessore, quel sindaco, eccetera, facesse un altro mestiere, no? Che è onorevolissimo fare lo spazzino, il medico, il saluniere, no? Poi i giuristi dicono anche che la legge è viva, no? Quindi si può modificare. In caso Te ritrovi. Sì, però per le leggi le fa la politica, non è che le fa il funzionario. Sì, no, le leggi le fa la politica, l'applicazione è determinata. Sì, sono d'accordo con te. Se poi il funzionario si pone dietro le virgole della legge. Se poi però c'è Benicola, scusa, se abbiamo poi un assessore o un sindaco che non è capace di andare allo scontro perché o non c'ha la capacità, la conoscenza, l'esperienza di sapersi scontrare col capo di partimento, in alcuni casi è la conoscenza, facesse un altro, nel senso che poi alla fine, appunto, ho detto a quel punto ci sono tanti bei mestieri e professioni. Ancora telefonate. Pronto? 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 Buonasera. Pronto, mi sentite? Sì, buonasera. Pronto, buonasera, sono la ragazza che ha chiamato prima. Prego. Sì. Che avevo dichiarato inerente all'astra d'argine e l'argine, sì, per la costruzione dei terreni, sì, che un signore ha detto che quello che io avevo detto non era assolutamente vero. Allora, verso la correttezza di tutti voi e del vostro staff che lavorate per i cittadini amministratori a confronto, dato che esiste la trasparenza e esistono atti, io, signor Fabrizio, per aver chiarezza e massima trasparenza di ciò che ho detto è tutto vero, può chiedere l'interrogazione scritta. Allora, ascolti signora, ascolti, ma ascolti un attimo, che facciamo molto prima, siccome noi abbiamo avuto anche spesso qui il sindaco di Fiumicino, il senatore Montino, io non ho detto nulla, nel senso che adesso per una settimana siamo presi dalle vicende dei ballottaggi a Roma, ma una delle cose che faremo immediatamente dopo, quindi da qui a 7 giorni, o viene Montino qui, come spesso è venuto, o lo andremo a trovare noi per sollecitare una sua risposta via video che poi vi manderemo, va bene? Quindi al di là adesso delle diverse interpretazioni, perché uno può aver compreso una cosa o un'altra, andiamo direttamente alla fonte, va bene? Quindi grazie, tranquilla, che ci andremo su questo argomento, perché è un argomento importante. Tra l'altro vorremmo sentire pure se lì si è sbloccata la vicenda del ponte della Scafa, che crea un sacco di problemi da qualche decennio. Ancora una telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera a tutti. A lei. Buonasera, sono Gianni, sì, dal 14° municipio. Prego.
L'ascoltiamo. Allora, volevo dire, signor Mastro Rosario, non so se conosce la zona, no? Tanti anni fa qui a Via Mezzofanti c'era il mercato di Primavalle, diciamo. Come no? Conosco, certo. E allora io vorrei parlare proprio a proposito di questo, dei marciapiedi che non sono stati mai fatti. C'era il mercato, è stato spostato a Via Pasquale II. Sì, i marciapiedi stanno ancora così, ci stanno i piedi sopra da 40 anni. Sì. Poi, dopo hanno portato la metro giù a Battistini, 16 anni fa è stata aperta, e nel tratto che va da Battistini a Fortebraccio i marciapiedi non sono stati mai fatti. Io voglio dire solamente questo, cioè adesso hanno fatto le strisce pedonali anche a via Federico Borromeo, davanti a piazza Zaccaria Pava che c'è la ASL. Dal lato del barretto del chiosco di Mario che c'è sta lo scivolo, hanno fatto il passaggio pedonale, dall'altra parte non c'è lo scivolo. Cioè nessuno controlla questa urbanistica a Roma, non c'è nessuno che va a fare un controllo su queste cose. Non si cammina sui marciapiedi, ci sono alberi su marciapiedi di 1,20 m. Chi ha fatto mettere Rutelli 20 anni fa su marciapiedi larghi 1,20 m ci ha messo l'albero sopra. Pietro Bento è impraticabile. Grazie della chiamata. Proprio comunque noi la prossima settimana avremo proprio credo tra i vari confronti anche quello del municipio che gli interessa a lei, quindi sentiremo, anche se qui si ripropone il solito problema che poi se verranno dati poteri o no ai municipi, noi speriamo di sì ovviamente. Col decentramento di cui tanto parliamo. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, buonasera Mastro Rosato. Buonasera, buonasera. Buonasera al dottor Galloro. Buonasera. Senta, dottor Galloro, forse sarò io una, come si chiama, la cosa incolpevole? Morosità incolpevole. Galloro, sono la signora di Aprilia. Sì. No. Non credo ancora sia mi arrivano 517 euro. E io vivo con 440 euro. Sono stati mandati tutti i fax alla Prelios, ma questi non rispondono. Guardi, anche un'altra cittadina ha chiamato. Non posso morire di cuore. Non si capisce niente. La sentiamo bene, signora. No, volevo sapere come mai questa Prelios... Adesso sono 3 mesi che non arriva la bolletta. Sì. Io sono in cura anche psichiatrica, se me lo ascolta un attimo. Sì. E a me tutte le volte che mi arriva questa bolletta mi prende un infarto, dove io fino al 2015 ho mandato tutti gli ISEE, tutto quanto, mi hanno messo la settima fascia, non lo so che cosa. Adesso c'è gente che gli ha portato con le fotografie le bollette pagate. Io vorrei sapere, ma questi signori che fine hanno fatto? Io non posso andare, sono una disabile. Dottor Galloro, vorrei una risposta, la ringrazio. Va bene. Va bene. Dopo... Io spero che la risposta, signora, ce la dia il prossimo Consiglio Comunale, perché noi da questa trasmissione ci siamo battuti tanto perché la Romeo fosse rimossa per tutte le mancanze fatte nella sua gestione. È stata rimossa, però quella che è stata trovata dopo sembra che sia peggio per certi versi, e da qui forse nasce l'interrogativo che faremo anche nei prossimi giorni ai candidati nei municipi e alle parti politiche che potrebbero vincere le elezioni, se non è il caso che la gestione dell'edilizia pubblica sia riportata all'interno dell'amministrazione e vengano tirate fuori società esterne che da quello che vediamo sono una defiance totale. Prima la Romeo, oggi la Prelios, e quindi sarebbe il caso che i funzionari dell'amministrazione comunale e chi avrà la responsabilità politica della gestione dell'assessorato alla casa si interessi direttamente di questa cosa, che è tipicamente, a mio modo di vedere, responsabilità, dovrebbe essere responsabilità diretta di chi vince le elezioni e gestisce una parte del patrimonio comunale. Quindi speriamo questo, perché oggi signora, qualsiasi risposta sarebbe una bugia. Ancora una chiamata. Pronto? 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 Sì, buonasera. Pronto? L'ascoltiamo. Sì.
Buongiorno a tutti. Vorrei chiedere al signor Dall'Oro se è possibile qui a Via Giolitti. Ci sono alcune cantine. A 119 c'è una camera e bagno che era occupata da un fotografo. Cioè adesso non c'è più qui e è andato ad abitare fuori. E questa camera è libera, sono quasi 4-5 anni. E poi ci sono alcune cantine a Via Giolitti 137. Ma lei parla di occupazione abusiva? No. Grazie e buona giornata. Bene, vediamo un'altra, poi diamo qualche risposta. Un'altra chiamata? Pronto? 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 Buonasera. Buonasera, vorrei parlare con il dottor Gallore. Certo. Prego. Prego, signora. Dottor Gallore, veda un po' di fare qualcosa per il contributo affitti. Sì. Avevo una piccola somma, se n'è andata tutta, sono 5 anni che non prendo niente. Veda un po' che può fare lei, mi raccomando. Sì, signora. Grazie, signora. Grazie dell'intervento, gli interventi tutti sulla casa. Io credo che su questa vicenda qua del contributo affitto era fatta una grande battaglia, Nicola, perché quando il signor Tremonti prima, il signor Monti dopo, non hanno ribadito nel bilancio dello Stato, no? Sì. La disponibilità finanziaria per contributo all'affitto, forse non si sono resi conto del danno che stavano facendo. Le regioni che avevano qualche cosa di conto loro a quel punto non ce l'hanno neanche più messa. I comuni non hanno oggi la disponibilità di mettere finanziamenti, contributi finanziari per risolvere questo tipo di problema, perché già con i tagli che vengono fatti disponibilità non ci stanno. Quindi io qualche risposta la devo, e quindi sollecito poi indirettamente anche anche Gall'Oro. Sulla vicenda del Policlinico, una risposta a Pino, se non vado errato, e dico sì, ma perfettamente ragione, no? Nel momento nel quale c'è una società di servizio, in questo dissento un po' dall'amico che ha chiamato dopo, e ha la responsabilità di farlo, se no fa un altro mestiere pure lui, no? Se hai il riconoscimento da parte della prefettura di fare un istituto di vigilanza, significa che devi avere gli strumenti per fare la vigilanza. Se non sei capace di farlo, da questo punto di vista la responsabilità è anche del tuo committente, quindi nella fattispecie della regione, che non viene a vedere che tu svolga il compito per il quale vieni pagato. Poi c'è il problema di dire che quando fu decisa la chiusura del Fornalini, e che non è stata decisa da questa amministrazione regionale, fu una decisione più antica nel tempo, che quindi ha visto coinvolti centrodestra e centrosinistra, governi di centrodestra e governi di centrosinistra, nella riduzione degli ospedali si disse, e secondo me giustamente, che Fornalini non aveva più motivo di esistere rispetto alle malattie che curava, che quindi per la dimensione andava trasportato tutto dentro al San Camillo. E ha ragione chi dice, però nel momento in cui veniva presa questa decisione bisognava dire che cosa ci si faceva con Fornalini. Invece il buco di tempo che si è intromesso da quella decisione ad oggi è stato incredibile, con i risultati che vediamo e che tocchiamo con mano. Mi auguro che la Regione adesso speditamente, no, ha lanciato questo bando per idee sull'utilizzo, sul quale io ripeto le assicurazioni, l'abbiamo detto ieri, ci sono tutte, non ci sono trasformazioni di destinazione d'uso, non ci sono speculazioni dietro l'angolo, perché se questo fosse veramente, insomma, ci sarebbe una rivolta della città, quindi questa cosa io credo che sia completamente scongiurata. Questo rientra un po' in quella scelta che fu fatta nel dire appunto che una serie di ospedali andavano chiusi perché avevano perso la loro necessità strategica dal momento in cui erano nati ad oggi, e tra questi c'era anche appunto il San Giacomo. E su questo, anche per essere obiettivi, c'è una responsabilità che riguarda i governi di tutti i colori, di destra e di sinistra. Arriviamo un attimo, cioè, alle vicende che riguardano più direttamente la casa. Il signore che poneva il problema, cioè la 167, sì, e gli oneri che adesso ci vogliono far pagare. E qui il punto interrogativo non è di poco conto, perché
questa cosa per quanto riguarda Roma nasce con la giunta Alemanno e viene proseguita con la giunta Marino con l'assessore Caudo, se non sbaglio, no? Sì. Che doveva stabilire una serie di tariffe, ma questo, Nicola, c'ha una conseguenza sul piano, come dire, della possibile successiva vendita, che chi ha comprato questi alloggi e che ha avuto quindi la casa in cooperativa in diritto di concessione per quanto riguarda le aree, con una sentenza della Cassazione della quale abbiamo parlato più, ne abbiamo volte, parlato più volte, qual è il rischio? Che mancando il valore dell'area può andare a modificare tutto quello che è lo stesso procedimento che la stessa Cassazione ha messo in essere con la sua deliberazione, sì, no? Perché dice tu non puoi speculare nella vendita, l'hai comprato a 100, puoi rivenderlo a 100 più l'indice Istat da quel momento ad oggi. Sì. Ma quell'acquisto fu fatto con l'area che era in diritto di concessione, cioè di fatto prezzo inesistente, no? Nel momento nel quale non viene innescato il meccanismo del valore reale del valore del terreno, tutto questo innesca uno strano meccanismo rispetto al quale, a quale prezzo potrebbe venderla quel cittadino e a quale prezzo invece dovrebbe comprare l'area per diventarne proprietario. Aggiungendo un'ultima cosa, e vorrei che mi correggessi se sbaglio, che non è obbligatorio, se non sono scaduti i 99 anni, non è che è obbligatorio che il cittadino debba per forza comprare la quota di aria sua, no? Tanto per capirci. Prego. No, io questo, perché quella deliberazione, io premetto che ho sentito parlare di tariffe, che io ancora non sono a conoscenza di queste tariffe, quindi non so come il cittadino prima ha parlato di valori che sono stati determinati, perché io ho seguito la vicenda fino, diciamo, alla caduta di Marino e c'era solo un deliberato di Caudo che dava, ma poi se in questi mesi dove c'è difficoltà a avere piacere i tecnici hanno tirato fuori anche delle le tariffe di queste cose, giuro che non mi informerò domani, lunedì andrò a informarmi, perché io questo, che sei d'accordo che incide su due aspetti? Uno, sì, sì, incide anche su un terzo aspetto, anche su un terzo aspetto. Allora, quindi non conosco le tariffe e sono rimasto meravigliato che mi parlassi già di tariffe e di prezzi, perché non ho tagliati anche. Com'è? Sì, perché non so se uscito, non so uscito, non ho questa conoscenza, però Caudo, che è l'ultimo degli assessori prima della caduta di Marino, ha portato in giunta il deliberato del riscatto dell'area, cioè di poter riscattare quest'area. Perché lo porta? Lo porta, e anche velocemente, perché c'era stata la sentenza, no, citata adesso da Fabrizio Mastrorosato, per cui si è creata una situazione di blocco, oltre che logicamente tanti e tantissimi ricorsi di chi ha acquistato questa casa che può fare nei confronti del vecchio conduttore, diciamo, del vecchio proprietario, quindi come cosa. Quindi per evitare... Nel senso che gli potevi, me l'hai venduta troppo. Me l'hai venduta troppo. Capito? Quindi si fa questo deliberato dove dice no, tu ti puoi riscattare l'aria. Il riscatto dell'aria comprende non solo le due cose che dicevi prima te, Fabrizio, cioè nel senso che il valore dell'area, certo, perché è stata, i riflessi che l'aria c'è, certo, è stata data a 1000 lire al metro quadro, certo, quello era il prezzo, certo, della convenzione della legge Bucalossi, per intenderci, certo, quindi è stata venduta a 1000 lire al metro quadro e poi i valori erano ben altri, oppure le stesse cooperative o chi è costruita ha pagato ben altri prezzi, ma non ufficiali. E lì c'è andato la cooperativa, agevolata e anche le case popolari. Le case popolari, quindi come cosa. Quindi per cui c'è da fare questo tipo di valutazione, ma c'è anche una terza cosa sopra, che normalmente le case popolari applicano nel momento in cui vendono le case, no? Cioè, nel momento in cui si rivende. Il diritto di prelazione, c'è anche, incide una terza cosa, ecco, vorrei sapere se per esempio il diritto di prelazione è inserito in questo
in questi valori, in queste tariffe che non conosco, che giuro che vado, da quello ho che messo una pulce dell'orecchio, vado per il signore, sembrano tariffe piuttosto alte, insomma, quindi... apposta, però voglio sapere cosa comprende esattamente in queste tariffe, qual è, che sarebbe però, Nicola, una contraddizione tra il fatto che la Cassazione gli dice tu non ho, c'è un prezzo massimo di cessione e non lo puoi superare, no? Sì. Perché lo Stato ti ha dato l'agevolazione di farti casa a una condizione di favore, sia magari perché ti ho dato un mutuo agevolato, soprattutto perché ti ho concesso un'area a prezzi praticamente inesistenti, sì. E quindi non ci puoi speculare sopra. Non può, infatti, poi la speculazione... Però poi all'improvviso mi dici quel valore dell'area non è più 1000 a giornata ad oggi, ma diventa 100 più. Insomma, qualche problema. E questo bisogna un attimo vederlo, quindi per cui sapere queste cose. Fermo restando che logicamente, invece, se, nella vendita delle... che ci sono stati dei privati, e abbiamo le altre sentenze, quelle legate alle aree, diciamo dell'edilizia agevolata, dove addirittura le agevolazioni messe dalla regione, messe dal comune, se ne sono impossessati i costruttori. E non andate, poi abbiamo anche quel problema lì. Da vedere, da lì in qualche caso c'è un problema di frode vera e propria. Lì è di frode vera e propria, tanto è vero che sono diversi, sono anche arrestati. Appunto. Lì dove addirittura alcuni costruttori, anziché come dire, usufruire di quella condizione che era favorevole per i cooperatori, sì, l'hanno utilizzata per le proprie tasche. Per le proprie tasche. Sì, insomma, mi pare appunto, un vero e proprio reato penale. Ora, io penso che su penale. Questo anche un nuovo sindaco, perché il problema del comune e della regione è che nell'arco degli anni questa situazione è stata sempre un po' messa con la testa sotto la sabbia, ma il problema di vedere esattamente... anche perché ritengo che i piani costruttivi ormai che si rifanno su Roma principalmente sono di edilizia agevolata, quindi non è che l'edilizia strettamente privata, a Roma stiamo parlando di una percentuale meno che delle case popolari. No, ma anche lì poi nasce l'altro problema, siccome lì magari l'ha presa una cooperativa di 30 persone, e i 10 che non acquistano, che succede? Quindi ci rimane un pezzo di aria... che sta nel diritto di concessione e chi non ci sta nel diritto di concessione, quindi io credo che più che una cosa affrettata come è stata fatta a fine ottobre, perché più o meno quello è il periodo in cui è stata fatta, più che una cosa affrettata credo che vada fatta una cosa ragionata insieme anche alla regione. Per quanto riguarda invece l'aspetto dell'abusivismo che abbiamo come dire trattato, anche se non approfondito come casi di questo genere meriterebbero, stiamo vedendo di andare a un'intervista la prossima settimana, insomma vedremo la disponibilità, anche perché con il ballottaggio i responsabili della politica insomma sono impegnati su altre vicende, di avere un'intervista con l'assessore all'urbanistica della regione Michele Civita, proprio per capire ecco come la regione dentro questo discorso è intervenuta, intende intervenire, vorrà intervenire, punto interrogativo, perché di fronte a sentenze passate in giudicato, è questo che forse è sfuggito in qualche ragionamento che è stato portato avanti, e dico a Pino che i comuni per la parte di loro competenza, lo Stato per la parte di loro competenza, nel momento nel quale hanno incassato i quattrini che i cittadini hanno pagato, e molti erano convinti, molti in buona fede, forse la maggior parte no, dice siccome ho pagato il condono, La risposta che spesso ti sei sentito dire era ho pagato il condono e tutto a posto. Così non era. Pagare il condono bisognava rientrare poi, come dire, che quel condono fosse accettato. I comuni hanno fatto orecchie da mercante, spesso per interessi anche di tipo elettoralistico, perché significava magari andare a tirare giù interventi abitativi, eccetera, e quindi hanno preferito voltare le spalle. E oggi c'è una cosa che rischia di diventare una bomba incontrollata in alcune zone della nostra provincia, perché ripeto, questo procedimento laddove dovesse andare avanti concretamente significa toccare circa 2000 famiglie che vedrebbero o la casa acquisita o demolita. Prego, per loro lasciamo a lei la chiusa. Sì, no, e a parte che vorrei fare un paragone, perché mi sembra che questa questione... In un minuto. Sì, no, è velocissimo. Questa questione della Romeo gestione con la Prelios
assomiglia tanto al ballottaggio del Comune di Roma di questa speriamo fase. Che il ballottaggio non sia, speriamo che abbia esiti più felici il ballottaggio. Tempo a nostra disposizione è scaduto, grazie a Nicola Galloro, grazie a voi tutti per essere stati con noi, ci vediamo lunedì. Non si arrende.